Il progetto definitivo della Gronda di Ponente è stato presentato oggi a Genova nel corso del convegno Cantieri Aperti organizzato dalla società Autostrade per l'Italia. Un tracciato di 33 km, di cui il 90% in galleria, per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro. Completato il progetto definitivo, entro il mese di maggio partirà l'iter d'approvazione. Alla partenza dei cantieri serviranno ancora 8 anni al completamento dell'opera. Oggi annunciamo il completamento del progetto definitivo di questa importantissima opera, una delle più grandi in Europa in scavi sotterranei, e raccontiamo quindi alle istituzioni quello che insieme alle istituzioni abbiamo fatto, ovvero sviluppare un progetto, un percorso di esecuzione, ed è un progetto che andrà avanti in tempi molto rapidi, non appena si avvierà la conferenza dei servizi che è prevista tra poche settimane. Cantieri si aprono, 8 anni per la realizzazione? 8 anni per la realizzazione sono un tempo che può apparire grande, lungo, in realtà un'opera di queste complessità non è mai stata fatta in Europa in meno di questo tempo. Oltre 3 miliardi di euro l'investimento, i soldi ci sono già tutti? Ci sono già tutti, anzi abbiamo linee disponibili e liquidità per oltre 6 miliardi di euro, quindi il problema della finanziabilità di quest'opera non esiste. In Genova c'è molta preoccupazione su quello che sarà l'incidenza del traffico durante i lavori, durante i cantieri. La difficoltà più grande di questo progetto è riuscire a scavare 11 milioni di metri cubi di materiale dalle montagne senza disturbare la città. Abbiamo trovato soluzioni molto avveniristiche, devo dire intelligenti, anche grazie al dibattito pubblico, che ci permetteranno di azzerare praticamente il numero di camion che attraverseranno la città per portare i materiali. Tutto passerà attraverso tubazioni e attraverso il greto del fiume, il Polcevera. Ecco, la Gronda solleva comunque alcune proteste da parte dei cittadini ancora. Beh, un'opera del genere a Genova è molto complicata, sono complicato ovunque, ma costruire a Genova un'opera così complessa, mentre fa il nodo ferroviario di Genova, mentre fa il terzo valico, sono cose molto complesse. Però mi pare che tutto il lavoro fatto abbia minimizzato l'impatto, per esempio, sulle famiglie, attività produttive. Poi è evidente che in certi casi bisognerà anche indennizzarle, queste famiglie o queste imprese, ricollocarle come si è fatto per esempio per via Colano nella collina di Morico, in modo che non siano cittadini o anche piccole e medie imprese o grandi imprese a pagare il prezzo di una opera infrastrutturale importante e necessaria.